Direttore, è un momento importante questo per la fondazione, per l'intera città di Aquileia, uno splendido mosaico ristrutturato. Mosaico è del 313-320, è stato realizzato insieme ai mosaici della Basilica e nell'aula nord. Poi sono stati tutti ricoperti e nel 1030, noi sappiamo che 1031 è stata inaugurata la Basilica d'Aquileia da parte del Patriarca Popone e il campanile è stato realizzato dal Patriarca Popone. Però nel realizzarlo ha schiacciato i mosaici che c'erano, così quando alla fine dell'Ottocento, prima del Novecento, sono stati riscoperti tutti i mosaici, ci si è accorti che intorno al campanile c'erano i mosaici, ma sotto nulla. Poi andiamo a finire nel 1900 e negli anni 70 del Novecento la dottoressa Bertacchi, la sovrintendente di Aquileia, è riuscito a trovare questi mosaici che erano sotto il campanile. Li ha recuperati e li ha portati nel museo della sovrintendenza e sono rimasti lì tutti questi anni. Già da qualche anno era nostra intenzione che questi ritornassero al loro posto originale, cioè nel campanile. L'idea portata avanti dalla Curia e dalla Socoba è stata fatta proprio anche dalla sovrintendenza e con il contributo delle due fondazioni bancarie di Gorizia e di Udine siamo riusciti a realizzare parte di quest'opera. L'opera è stata portata avanti e diretta dall'architetto Giovanni Tortelli di Brescia. Il restauro vero e proprio è stato realizzato dai mosaicisti di Ravenna. Questo mosaico è stato esposto l'anno scorso, proprio il mese di maggio, in questi giorni, quando arrivava il Papa, il 7 maggio, nel Battistero, così molti l'hanno potuto godere per alcuni mesi esposti al Battistero. Poi al mese di ottobre è stato trasferito qui, nel campanile. E col tempo, fino al mese di aprile, siamo riusciti a realizzare il tutto. Quest'opera è costata in tutto circa 125.000 euro. 55.000 euro sono stati coperti dalle due fondazioni, il resto dalla fondazione Socoba, Società per la Basilica di Aquileia. Descrivere però un attimo la struttura del mosaico, è importante capire che si trova all'interno di una struttura come quella di un campanile, che è nato innanzitutto come torre d'osservazione e poi ovviamente è divenuto un campanile nel corso degli anni. Già come accennava il direttore Becci, il campanile viene realizzato per volontà del patriarca Popone intorno al 1031, ma la parte della cuspide del Tiburio arriverà solo con la metà del 1300. Quindi questa struttura che viene creata in epoca medievale, diciamo, schiaccerà proprio i mosaici teodorani che si trovavano proprio al di sotto. Il mosaico, appunto, che è stato ricollocato adesso qualche giorno fa, faceva parte proprio del pavimento dell'antica aula nord, quindi l'aula parallela a quella che sarebbe l'attuale basilica. Questo mosaico riprende le stesse decorazioni che sono ancora visibili all'interno dell'aula nord e quindi nell'odierna cripta degli scavi.
ci sono degli uccellini, in particolare affrontati a dei tirsi di frutta, ma anche animali rappresentati. La decorazione riprende un attimo lo stile che è più proprio della prima parte dell'aula nord, quindi la parte, diciamo così, d'ingresso è quella che si trova più ad occidente. Gli animali vengono presentati, appunto affrontati anche a dei tirsi di frutta che hanno delle decorazioni anche molto particolari. Grazie all'aiuto appunto dei mosaicisti della scuola di mosaicisti di Ravenna è stato possibile ritrovare alcune tesserine con dei frammenti d'oro che sono poi anche stati ricollocati, ma grazie a questo appunto è stato possibile poi ricreare proprio la decorazione antica propria del IV secolo. Questo mosaico viene inserito e ricomposto, nonostante nel momento in cui fosse stato ritrovato è stato proprio staccato e strappato in diversi pezzi di circa un metro quadro l'uno, proprio per permetterne il restauro e poi anche la ricollocazione. È stato reinserito adesso in un supporto, in una soletta che ha una colorazione molto tenue, che riprende proprio il fondo delle tesserine a mosaico preesistenti, proprio per far capire appunto la continuità con il mosaico che si trova tutto attorno alle fondamenta del campanile. Ecco, quali lavori di ristrutturazione sono stati effettuati? Beh, innanzitutto una pulitura del mosaico, una ricomposizione, proprio perché era stato così smantellato e spaccato, potremmo dire, proprio in pezzi di circa un metro quadro l'uno, e poi ricomposto. Quindi il lavoro da parte dei mosaicisti è stato importantissimo proprio per collocare altre tessere, nuove tessere ovviamente identiche a quelle che si potevano ritrovare nel IV secolo, ma proprio per ricompattare tutto il pavimento. Il mosaico poi è stato ripulito nuovamente dagli agenti che hanno utilizzato appunto per e dei materiali utilizzati proprio per ricomporre la pavimentazione stessa, e coperto da una patina di cera proprio per proteggerlo anche dagli agenti esterni. Ecco, il tutto è corredato da una buona illuminazione che fa vedere proprio il distacco tra il pavimento e le mura perimetrali e mette in evidenza proprio la decorazione stessa. Quali sono i prossimi progetti di recupero e restauro? Tra questo vorremmo completare un'opera proprio qui del campanile. Sopra, quando vedrete nell'ambito dove c'è il mosaico, sopra la testa c'è un soppalco, e sopra quel soppalco noi vorremmo fare una stanzetta per mostrare i reperti che riguardano il campanile, in maniera che poi da quel soppalco, alzando gli occhi, si possa vedere tutta la parte interna del campanile, che secondo i tecnici dicono che è una cosa meravigliosa sotto l'aspetto architettonico per la realizzazione di questo campanile. Altre opere che noi abbiamo presenti in questo momento da realizzare è il recupero di alcuni affreschi teodoriani, e noi abbiamo avuto un contributo dalla Banca Popolare di Vicenza per recuperare questi affreschi. Alcuni vanno strappati dalla loro base che esistono ancora, altri invece li hanno già strappati e realizzati, in maniera che tutta la zoccolatura dalla parte destra entrando nella basilica si possa avere come erano all'inizio tutta la parete, ma noi abbiamo solo una piccola parte degli affreschi teodoriani. Questo è già in atto questa operazione.
contemporaneamente si sta preparando per una mostra di Costantino 313-2013 che quest'anno viene presentata a Milano. Il prossimo anno, insieme con la Fondazione Aquileia, si tenta di portare una parte di questa mostra qui ad Aquileia. Be sad that I'd be unstable.